Periodo decisamente ideale, quello natalizio scelto per un'inaugurazione di grande richiamo. Brillano al pari delle più affascinanti luminarie le auto in esposizione nello showroom in via Barletta 134 Trani, inaugurato ieri sera. Una nuova sfida accettata in un periodo certamente non facile come questo dalla Maldarizzi Automotive Group, che presenta il suo ultimo gioiello espositivo, la unica SRL, che raggruppa la vasta gamma di BMW e Mini. Un evento di grande richiamo, dicevamo, cui hanno preso parte, oltre a numerosi amanti delle quattro ruote, semplici curiosi, anche numerose autorità del territorio, per sostenere quanti hanno il coraggio di osare, laddove in tanti gettano la spugna, hanno il coraggio di aprire, laddove tante, troppe, serrande si abbassano. Una vera e propria dichiarazione di guerra alla crisi, come sottolinea il patron del team Maldarizzi, il dottor Francesco. Trani, la sede di Unica, più che nuova, è la sede ufficiale della concessionaria Unica BMW e Mini per questo territorio, per Labatte, per Foggia, e per noi è un motivo di grande orgoglio. Sono due marchi premium che andiamo ad aggiungere agli altri che già rappresentiamo come Maldarizzi nelle altre territori sia della Puglia che della Basilicata. Siamo convinti che anche con questi marchi raggiungeremo ottimi successi. Chiaramente uno sforzo importante è stato quello di investire ulteriormente. Come sappiamo, investire in genere non è facile, al sud è ancora più difficile, ma io ci credo e sono convinto che sarò. Investire significa anche dare ossigeno all'economia, fornire nuovo carburante a un indotto, quello lavorativo, fermo da troppo tempo. Ho sempre sostenuto e sempre sono fermamente convinto che la più grossa risorsa delle aziende siano le risorse umane, quindi sicuramente investimento in risorse umane. Abbiamo fatto tutto il gruppo di lavoro di Unica, sono tutte per noi assunzioni nuove, aggiuntive, del territorio, ma siamo solo alla fase di partenza. Devo dire che noi comunque come gruppo quest'anno abbiamo incrementato sul territorio Puglia di oltre un 15% le risorse umane e probabilmente ne avremo bisogno ancora. Un settore, quello automobilistico, che sembra vivere una modesta, seppur significativa ripresa. L'auto oggi deve rappresentare anche un investimento in fatto di sicurezza su strada. Sicuramente l'auto in questi ultimi 18 mesi, forse anche 24, ha avuto un recupero di vendite, però non ci dobbiamo dimenticare che avevamo fatto quasi 6 anni con un mercato che era sceso quasi del 50%. Non dimentichiamoci che in questo paese circolano circa 32 milioni di veicoli, dei quali quasi 22 sono da 10 anni in su. Quindi siamo il paese che ha il parco più obsoleto, e quando parliamo di parco obsoleto non ci dimentichiamo che anche incidenti, costi per la sanità sono qualcosa di molto importante. Sicuramente qualche vendita in più c'è stato, speriamo in un prossimo futuro, magari anche con una defiscalizzazione sull'auto che oggi in Italia è molto bassa, di poter incrementare le vendite.